grande piccola città del mondo. È vero, è la più grande piccola città del mondo e anche la più vivace. Credo che i divorziati pensino che mentre cambiano di partner, tanto valga a ballare. È la prima volta che vieni? Sì. Ho visto che era un po' strana. Alcuni vengono tanto spesso che ho deciso di far loro uno sconto. Oh, beh. Io penso che divorziare sia come un viaggio. Si esce dallo stato matrimoniale e si entra nello stato del Nevada. Nessuno se ne lamenta. Mi guadagno la vita con i divorzi, come quasi tutti in città. E devo dire che è un genere di lavoro che non ha conosciuto crisi. Prenda le industrie, per esempio, o il cotone. Quanto è lontano il mio hotel? Oh, lei ha fretta, signora. Non importa che ora ci arriverà. Ci dovrà sempre stare 6 settimane. Buonasera. Buonasera, sono la signora Whitman. Ho già prenotato. Oh sì, signora Whitman, la stanza è pronta. Avverto la nostra addetta ai rapporti sociali. È proprio necessario, sono un po' stanca. Non è necessario, ma facciamo il possibile perché ogni ospite si senta più che un ospite, specie durante questi giorni difficili. E vuole firmare il registro. Ufficio di Miss Wells? La cerchi al bar? La cerchi dal dottore, direi. Mi dia il dottor Ainsley. Dottor Ainsley, la portineria. Miss Wells è da lei, per caso? Sicuro. È per te. Pronto? Va bene, vengo giù. Un'altra anima sperduta che viene a curarsi. Trattamento brillante o affettuoso? Preferisco il brillante. L'ho notato da un po' di tempo. Lascio a te quello affettuoso. Lo fai così bene. 106. Vedrà che non c'è un momento di noia all'Hotel Sierra, signora. Abbiamo viaggi rosa, luoghi interessanti, colazioni tête-à-tête, pranzi, vita nuova e anche... Oh, ecco Miss Wells, la signora Whitman. Piacere, signora Whitman. Ha fatto un lungo viaggio, no? Prendiamo qualcosa. La ringrazio, ma non voglio prendere niente. Si è fatto tardi. Oh, ma venga. Non vorrà passare la prima sera qui da sola. Ha ragione, non voglio. Bene, di qua. Le mostrerò poi la sua stanza. Sette nero dispari. E così sono a secco. Ah, sei tu. Oh, salve, Ainsley. Lei è un medico. Mi salvi la vita con una fish da 100. Spiacente, non è più ora d'ufficio, però le offro da bere. Oh, che generoso che sei. Tieni, vammele a cambiare, così forse avrai più credito. Ci vediamo al bar. Fate gioco, prego. Il solito, signora. Sì. Dov'è la tua ombra? Ombra? Quella che fa gli onori di casa. Onora una deliziosa nuova arrivata. In questo momento la invidio. Perché? Perché mi diverto. Divertirsi è la legge del luogo. La conosci? La conosco. Devo sposare suo marito. Te la presento? Vieni. 25 rosso dispari. Bene, saluti, omaggi, abbracci e grazie di cuore. Kurt mi ha scritto che l'ha convinta a divorziare, ma non l'aspettavo più così presto. Il dottor Ainsley la trova molto attraente e vuole che lo presenti. Già che lei fa tanto per me, perché non dovrei ricambiare? Il dottore è Scapolo. Lo troverà molto divertente stando qui. Per me è stato così. La signora Whitman, il dottor Ainsley. Molto lieto. Mi scusi, signora, questa è una di quelle situazioni che cerchiamo di evitare qui. Perché? Io sposerò suo marito e con questo siamo nel 1939, mi pare. Parliamo con tutta franchezza. Inoltre, ho tante cose da chiederle su Kurt. Per esempio, come gli piacciono le uova o i toast. Se la mattina si alza di cattivo umore o è sempre simpatico come l'ho trovato io. E tutte le piccole cose che gli danno fastidio. Mi faccia passare qui. Signora Whit, che cosa fa? Grazie. Non lo sa. No? Non ho avuto il coraggio di dirlo al poverino. Dirmi cosa? Che ho deciso di sposare Kurt e non te. È molto più maturo. Che volgare bugiarda. Non cominciare con gli insulti, idiota. È colpa mia se mi segui dovunque vado. Mia colpa è mica. Ve ne andate su insieme a fare un bel pianto? Sta zitta. Non sto zitta. Signora Bentley, devo chiederle di lasciare il mio albergo. Cosa? Lei non ha creato che guai da quando è arrivata qui. Ma lei non mi può. Aspetto che lei se ne vada domattina. Calmati e siediti. Voglio da bere. Hai già bevuto troppo e parlato troppo. Una volta in più.
Continua così e finirai male. Che ti prende? Temi di finire male anche tu? Dove sei stata? La signora Bentley ti ha cercato tanto. E perché? Lo sa che è la mia serata libera. Se ne va e devi farle le valigie. Stanotte. Se vuoi saperlo, l'hanno scacciata. Ah, ora sì che sarà intrattabile. E che è successo? La signora Bentley partirà solo domani. Va bene, signora, le preparo il conto. Bene. Signora Bentley? Che succede? Qualcuno? La signora Bentley! Là dentro! Ma che è stato? Non lo so! Ma che è stato? Chiami il dottor Hensley. Telefono alla polizia. Non mi guardi in quel modo. Non sono stata io. No! Non sono stata io, vi dico, non sono stata io! Signora dell'alta società di New York assassinata. Divorziata e interrogata per il delitto di Rino. Donna delle Hawaii arrestata per l'omicidio. Whitman vuole parlare. Sempre lieto vedere, signor Whitman. Di qua, prego. Salve, Charlie. Prego, perdona, esperimento, ma devo riprodurre Difficile coniglio pasquale per nipote numero uno. Molto lieto. Parole gioiose gelano quando amico appare turbato. Non devi aver letto i giornali, Charlie. Prego, scusa domanda, ma sei preoccupato per viva o per morta? Mary è sempre mia moglie, anche se volevamo lasciarci. Ma non ha certo... non può avere fatto questo. Non è ancora nato uomo che sappia dire ciò che donna può o non può fare. Ma tu la conosci? L'hai conosciuta da sempre? Sì, molto difficile vedere male in persone che amiamo. Sapevo che pensavi così, Charlie, perciò voglio che te ne occupi. Lo vedi, potrebbero riuscire a farla sembrare colpevole. Oh, è in un bel guaio. Prego, saggio antenato soleva dire, chiacchiere non cuociono riso. Allora verrai? Bene, ho prenotato due posti sul Clipper. Ce la fai in un'ora? Faccio subito valigia e avverto famiglia personalmente. Non vorrei, onorevole moglie, dovesse prendere male improvviso viaggio a Rino. Oh! Sgradevole odore, signor Chan. Ma che cos'è? Oh, è un mio esperimento di chimica criminologica. Cerco una formula per far saltar fuori le impronte sulle stoffe. Saltar fuori? Caro ragazzo, così scapperanno. Mi dispiace, non credo che sia riuscita tanto bene. Ehi, hey, Jimmy, c'è un telegramma per te. Un telegramma? Oh, sì, grazie. Ma deve proprio odorare così. Ehi, senti un po' questo. È di papà, dice... Onorevole Rampollo, trovomi improvviso diretto Rino, Nevada. Verrò a trovarti, viaggio e ritorno. Rino? Tuo padre vuol divorziare? Oh, diavolo, non credo, almeno... Ricordi quel delitto di cui ho detto che conosco l'imputato? Sì. Scommetto che è per quello che è andato a Rino. Sul serio? Di, Jack, stanno per cominciare le vacanze di Pasqua e tu non parti. Mi presteresti l'auto? Il serbatoio è vuoto. Lo riempio io. Quanto tempo starai fuori? Oh, tornerò alla fine delle vacanze. Oh. Ehi, aspetta un po', è una settimana. Oh, non preoccuparti, quando papà l'aiuto io si fa presto. Sistemerò ogni cosa in pochissimi giorni.
Giovanotto, sistemi questo disastro innanzitutto. Sì, signore. Ehi, che è successo? Il mio amico è stato investito da un'automobile. È ferito grave? Pare di sì, meglio andare all'ospedale. Dite, siamo a 20 miglia da Reno, vi ci porto volentieri. Grazie, amico. Le do una mano. È la più grande piccola città del mondo, signor Chang. L'ho riconosciuta subito, appena è salita. Congratulazioni per scoperta mio umile travestimento. Eh già. Oh, vuole scherzare. Sa, noi abbiamo una polizia molto in gamba. Molto ansioso fare sua conoscenza. Può portarci subito a stazione? Alla stazione di polizia. Prego. Bene, ma se è venuto per il delitto dell'Hotel Sierra, arriva tardi. Hanno già arrestato la donna che l'ha commesso. Povera donna, ha già confessato? No, è troppo furba per farlo. Ma l'hanno intrappolata a dovere, movente ogni cosa. Pare che suo marito è quella... Sì, l'abbiamo letto su tutti i giornali. Sì, ma non l'avete vista la sera che è arrivata come me? Ho capito che non funzionava fin da allora. Non ha detto parola. Stava seduta lì come di sasso e guardava dal finestrino. Ho pensato che fosse infelice per il divorzio. Ma ora invece so che aveva già in mente di compiere il delitto. Molto utile testimonianza. Quest'uomo potrà molto servire su banco testimoni. Banco testimoni? Chi, io? Ma non mi faccio attirare in un processo. No, signore, io mai. Non dirò più un'altra parola. Siamo molto grati. Come si chiama? Johnny Jones. Già, e suppongo che lei sia Smith. Correzione, prego. Tenente Chan, polizia di Honolulu. Sì, lo dicevo. Tenente Chan! Oh, sì, il capo la sta aspettando. Ehi, hai sentito? Prego. Ah, bene, Charlie, vecchio volpone. Sono felice di rivedersi. Sinceramente spero restare tuo collega. Perché non dovresti? Molto possibile, dato fastidio a tanta gente. Capo Polizia King, signor Curtis Whitman. Molto lieto. Piacere. Ah, Whitman? Oh, dolente di conoscerla in questa occasione, signor Whitman. So che vorresti parlare del delitto, ma è arrivato il cellulare. Può venire anche lei, ci vorrà poco. Grazie. Chiamazzi notturni, ubriachezza, sassi tirati da una finestra, due agenti colpiti, portalo via, Clancy. Questo ci voleva. Ragazzi, abbiamo un ospite illustre stasera, un mio vecchio amico di Honolulu, Charlie Chan. Piacere, benvenuto. Molto lieto. Siedi pure qui, Charlie. E vedrai una bella accolta di canaglie e di farabutti di ogni tipo. Ah, lo sceriffo Fletcher. Molto onorato conoscere illustre sceriffo. Come va? Ho sentito parlare di te. Questo è un amico del tenente Chan, il signor Whitman. Piacere. Whitman? È un nome che ho sentito. Lo credo, nel delitto di cui ti occupi. È lì che l'ho sentito. Beh, Chan, non sarei qui con Whitman per niente. Eccellente osservazione. Perciò sarà bene che ci capiamo subito. King ed io ci occupiamo del caso e non ci servono aiuti esterni né interferenze. Charlie, non ci badare, lo chiamano sepolcro e avrai già capito. Sepolcri portano incise parole sagge. Già, e non sempre sono coperte dal muschio. Dato che lei è qui, signore, le vorrei fare due o tre domande. Ne so ancora meno di lei del fatto. Ah. Via, cominciamo la sfilata. Falli entrare, Mac. Tu avanti, dentro, svelti. Allineatevi. Non spingere. Zitto, sbrigati. Ve ne pentirete, ve l'assicuro. Sali lassù. Levatevi i cappelli. Non stai bene, Charlie. Disturbo improvviso vista, non permanente, io spero. Venite avanti. Anche tu. Di che ho accusato quel ragazzo?
Violazione degli articoli 106, 109 e 214. E sospetto di essere matto. Io non sono matto. Due vagabondi mi hanno rubato i vestiti e l'auto che aveva avuto in prestito. Violetto anche. Come ti chiami, Pupo? Sono Jimmy Chan, signore. E mio padre è Charlie Chan. Lo conoscono tutti. Ma è vero. Mm-hmm. E io suppongo che riconosceresti il tuo famoso padre se dovessi vederlo. Certo che sì. Beh, guarda. Papà! Che fortuna trovarti qui. Allora è davvero tuo figlio? Devo purtroppo riconoscere il figlio. Papà, digli che io non sono pazzo. Però devo prima convincere me stesso. Possibile affidare il discendente mia custodia? Certo, è stato identificato. Grazie. Allora, vuoi spiegare tua presenza qui, prego? Sono venuto ad aiutarti a trovare l'assassino. Padre, apprezza valido aiuto, figlio numero due. Ma prima usa tuo talento per trovare nuovi vestiti. Grazie. Non muovere un passo finché non torno. Anche lui si occuperà del delitto. Autonominato? Però non è il solo. Come ti chiami? Chi, io? Sono il figlio numero 3 di Charlie Chan. Posso andare a casa? Charlie. Oh, Charlie, non sono stata io, sono innocente. C'è anche altro uomo. Kurt. Grazie di essere venuto. Ti senti bene? Senti, non preoccuparti di niente. Charlie è qui per aiutarti. Siedi, prego. Ora, racconta esattamente ogni fatto successo notte delitto. Io ero stesa sul letto, ma non dormivo. Che ora, prego? Verso mezzanotte. Mentre stavo così, io ho sentito un grido. Non forte, ma vicino alla mia stanza. Ed era acuto, improvviso. Mi ha spaventata e sono andata a vedere. Quanto tempo dopo grido arrivata in corridoio? Ah, non so. Un minuto, forse di più. Visto nessuno in corridoio? No. Però la porta di fronte era aperta e la luce era accesa. Ho guardato dentro e lei era stesa per terra. Anche quando mi sono avvicinata non l'ho riconosciuta subito. Portava una specie di maschera di bellezza che le copriva tutta la faccia. Polizia a foto? Sì. Eccole, tienile pure. Grazie infinite. Continua, prego. Ho fatto per toccarla. E così ho visto il sangue. E poi l'ho riconosciuta dai capelli. Tutto è stato così rapido ed ero così emozionata che non sapevo cosa facessi. Devo essere rimasta lì a guardarla. Poi la cameriera cinese ha gridato e la gente è corsa nella stanza. E mi ha accusata. Polizia, ha motivo di non credere al racconto? Non abbiamo motivo di crederci. Ci sono anche due moventi, poi. Un'ora prima che la signora Bentley fosse uccisa, questa donna aveva avuto una lite con lei perché l'altra le aveva rubato il marito. Ma io non sono stata l'unica a litigare con lei. Ma è stata l'unica a trovarsi vicino al corpo. Posso umilmente chiedere altro favore? Prego disporre, signora Whitman, ritorni in albergo. Come? Mettere in libertà l'unica indiziata? E se promette non tentare lasciare Reno? Capo, questo orientale è suonato. Se pensi di portarla via come hai fatto con tuo figlio, non credere di fare il bis. Prego, vittima fu pugnalata, vero? Vittima? Sì, è stata pugnalata con qualche coltello. Arma rinvenuta su signora Whitman? No, ma può essersene sbarazzata. Esattamente, che genere coltello, prego? E chi lo può dire? Non l'abbiamo trovato ancora. È questo che ci meraviglia, Charlie. Il coltello ancora manca. Allora polizia crede signora così sciocca da uccidere, lasciare stanza per nascondere arma, poi tornare per farsi scoprire vicino corpo vittima? La mia teoria è che tornò per qualcosa. Qualcosa che le cadde. Per esempio? Tu fai le più maledette, assurde domande. Capo, non ti farai infinocchiare da tutti i suoi inchini e salate vecchi? Lo sai che non abbiamo elementi per incriminarla, sepolcro. Già, ma chi sarà responsabile per lei? Suggerisco marito, uomo più adatto per questo. Suo marito? Non ci manca che tu mi chieda di assumerlo come vice sceriffo. Non vedo nessuno più intenzionato trovare autentico assassino. Chiederò al giudice federale se posso rilasciarlo. Grazie, finito. Il
più infernale poliziotto che abbia mai visto. Se li porta via prima che noi li mettiamo dentro. Forse da qualcuno. Non mi nascondo, ho l'ordine di dare una mano a tuo padre e perciò non lo perdo di vista. E dov'è ora? A parlare con la padrona dell'albergo. Ah. Subito dopo la lite al bar, accompagnai la Whitman in camera. Restai un po' di tempo con lei perché era agitata. Posso ben capirla, era stata molto maltrattata dalla Bentley. Signora Bentley, poco simpatica. Beh, direi il meno. Credo non compianta signora venuta per divorziare da suo attuale marito. Sì, tale George Bentley di San Francisco. Finora non siamo riusciti a trovarlo. Nessuno ha reclamato corpo? I parenti di lei, la polizia glielo ha inviato ieri. Camera delitto ancora intatta? Sì, è chiusa, si intende. Molto interessante visitarla ora. Certamente. Posso fare la curiosa? Compagnia deliziosa trasforma sandwich in ricco banchetto. Oh. Ciao papà, ti piace il mio cappello? Togli da testa adesso. Oh, certo, scusi. Perdonatelo, questo è figlio numero due, mascherato da Texas Ranger. Sa, piacere. Di, sei pronto a visitare il luogo del delitto? Sì. Vuole onorevole sceriffo accomodarsi? Sì, ma ci sono stato tanto che potrei perquisirla a occhi chiusi. Ringrazio, forse stavolta perquisirai a occhi aperti. Signora Russell, qualcuno ha preso il passepartout dalle mie chiavi. Il passepartout? Sì, signora, l'avevo lasciato fuori quando facevo la 108 e non l'ho trovato più. Può averlo preso l'assassino. L'assassino? Calma, chiama il portiere che guardi se sta giù. L'ho già fatto e non c'è. Oh, signora, non credo. Credo che lo troverai e non dirlo a nessun altro. Dottor Ainsley, cosa fa qui dentro? Ho ricordato una cosa che accadde quella sera. Oh, il signor Charlie Chan, il detective. Molto lieto. Piacevole cosa trovare hostess che sempre ricorda mansioni altrui. Ah, ho capito, lei crede che io abbia voluto avvertirlo. C'è qualche ragione per avvertire, onorevole dottore? A lei non sfugge niente, vero? Beh, io invece non so nascondere niente, quindi voglio confessare. Ho un debole per l'onorevole dottore, ma devo ammettere che non me lo spiego. Cosa facevi? Cercava il denaro che la signora ha vinto la sera in cui fu uccisa. Non sarà meglio che lo cerchi la polizia? Hanno perquisito la stanza, ma ho notato che non hanno fatto menzione del denaro. Vede, signor Chan, la gelosia pesava tanto contro la Whitman che nessuno ha pensato al movente del furto. Disposto a considerarlo io, invece. Somma molto forte vinta da signora. Tanto forte da fruttare un bel mucchio di biglietti da 100. Wally Bark cambiò le sue fish. E le portò il denaro durante la lite al bar, me lo ricordo. Ehi, lasciami, mi fai male. Metti giù le mani, scimmione, non ho fatto niente. Resta tranquillo, divento cattivo. Ma di che si tratta, sceriffo? Willy Bark sapeva che non doveva partire, ma l'ho sorpreso a pagare il conto poco fa. Pagare il conto? E con che? Denaro, con che altro? È strano, credevo fosse al verde. Chi gliel'ha messo in testa? M'ha chiesto un prestito l'altra sera. Un vaglio telegrafico da casa, è a par suo? No, ma potrebbe esserlo del signor Chan. E perché a far suo? Avevo impressione signora Bentley fosse amica sua. Lo era. Allora sorprende suo mancato aiuto polizia non rimanendo in albergo. Se la mette così si intende che resto. Tu resti, comunque noi la mettiamo. Sceriffo, ha notato se signor Bark aveva biglietti da 100? Ne aveva tanti da potersene coprire. È meglio che lo metta dentro. No, molto sconsigliabile. Se vuoi che uccello libero canti, non metterlo in gabbia.
Può darsi che non canti, però almeno non spiccherà il volo, mio caro. Confronta ricevuta madre telegrafo circa storia denaro avuto da Park. Ok, papà, ci penso io. Beh, se posso essere d'aiuto, chiamami. Mi dà quel passepartout che ha preso alla cameriera. A chi? Io non ho preso niente a lei. Questo è quello che ho usato. L'ho avuto dal portiere per un caso di emergenza. Ho dimenticato di ridarlo e mi è rimasto in tasca. Con permesso, graziosa hostess, riprenderemo conversazione dopo. Ah, oh, va bene. Non ne vedo l'ora, perché non mi era mai stato detto di sgombrare in un modo così gentile. Ora prego, vorrei occupare questa stanza durante mia permanenza in albergo. Questa stanza? Sì. Accidenti, ma non sono tre giorni da quando la Bentley vi è stata uccisa. Eppure stanza attrae sempre visitatori. E Passepartout ancora manca. Tu vorresti che dormissimo qui e aspettassimo che qualcuno entri? Forse è più divertente dormire in aule università. Oh no, a me non importa. Non mi fa certo impressione. Lo dicevo solo per te, papà. Può essere pericoloso. Sono d'accordo anch'io, signor Chan. Quando uomo cerca ago in pagliaio, pagliaio è logico posto in cui stare. Molto bene. Farò portare via subito le cose della Bentley. Un momento. Stanza signora Whitman libera? Sì, perché? Aspetto arrivi questo pomeriggio. L'hanno rilasciata? In custodia di suo marito. Ah, oh, ne sono lieta. Forse qualche altro non tanto. Chiedo non diffondere ancora notizie a rilascio. Non ne dubiti. La ringrazio molto. Queste foto della polizia mettono i brividi. Morte non allegra. Perché aveva quella maschera? Forse nuova cura psicologica per rughe. Spaventate, vanno via. Ah. Oh. Quella signora era molto vanitosa. Teneva un album di ritagli, come un'attrice del cinema. Dove hai trovato album? Proprio qui, sul baule. Fatto polizia, indicano album sotto letta quando ho scoperto il corpo. Qualcuno l'ha spostato dopo il delitto. Credi che questo Bark l'abbia uccisa per i soldi? Perché no? Cerca forbici tra oggetti, signora. Ok, di qualche tipo speciale? Taglio dritto indica uso, forbici lama lunga. Potrebbero essere l'arma del delitto. Se chiuse, lascerebbero ferite descritte da medico legale. È bene che cerchi a fondo. E se non le trovassi, avresti ragione. Non c'è niente qui. Hai trovato cose importanti? Molto più importante è quello che non trovo. Che vuoi dire? Pagine riguardanti anni 35 e 36 sono state tolte. Immagini il perché. Qualcuno desidera nascondere attività, signora, durante quegli anni. Cerca ancora forbici. Sì. Che è successo? Che c'è? Guarda che fa il tuo segugio cinese. Sarà buonissimo. Beh, che c'è di strano? Che c'è di strano? Pare che il suo naso l'abbia portato diritto al bar. Hai mai fatto venire qui per mostrarmi questo? Non è abbastanza? Senti, Sepolcro, sapevo che Charlie avrebbe dato un party. Lo fa per una ragione speciale. E voglio che tu ne resti fuori. Ne resterò fuori. Ma mentre lui si diverte a fare il barista, dov'è quell'assassino che era così certo di prendere? Beh, forse sta bevendo con lui. E allora perché non lo arresta? Rilassati, vuoi? E ti scongiuro di non chiamarmi più se non per cose importanti. Ecco. Grazie. Cosa ci ha messo dentro? Qualche shot? Umile bevanda hawaiana non forte. Io preferisco il bourbon. Brindiamo con umile bevanda o la mandiamo giù così? Propongo brindisi a molto graziosa donna. Infelice marito, appena entrati. Non c'è ragione che tu sia così tesa, Mary. Ma mi fissano tutti. Quanto dovrò stare qui?
Charlie ha detto solo per un drink. A mangiare andremo in un altro posto. Kurt, vorrei solo tornare in camera. Va bene, tutto come vuoi. Dica, signor Chan, hanno ritirato l'accusa contro la Whitman. Polizia, accortasi che prove molto deboli. Personalmente il motivo non mi convince. Lei non trova il signor Whitman attraente? Non potrei essere attratta da un uomo così stupido da innamorarsi di quello. Oh, grazie. Forse conoscenza con donna uccisa troppo breve per capire vero carattere. Ci ho impiegato un paio di mesi, ma alla fine l'ho capito. Io non ci ho messo tanto tempo. Appena entrata in albergo l'ho inquadrata. Era primo incontro con signora Bentley? Sì. E lei, dottor Ainsley? Non l'ho mai vista prima che venisse. Perché me lo chiede? Stavo solo chiedendo se voleva ancora bicchiere riempito. Oh, sì, sì, grazie. Molto furbo, signor Chan. Ma se vuole trovare qualcuno che la conoscesse da prima, perché non ce lo chiede? Ci ha chiesto a tutti eccetto signor Russell. Io non la conoscevo. Signor Burke, sembra in vantaggio ancora lei. Ma cosa vuole insinuare? Oh, non sia permaloso. Se l'ha uccisa lei, io la scuso. La morte era il meno che le potesse capitare. E lei avrebbe ucciso la signora Bentley? Se mi avesse seccata abbastanza e avesse avuto il coltello. Signora uccisa con forbici, non coltello. Forbici? Che tipo di forbici? Molto affilate, bene appuntite e lunghe da infliggere ferite assai profonde. Forbici chirurgiche? Trovato studio, dottore, ben fornito di queste. Non sapevo fosse venuto. Purtroppo, dottori assente. Lei vuole accusarmi? Che motivo plausibile avrebbe avuto? Nessuno. Il signor Burke ne avrebbe parecchi. Signor Burke? Un momento, è la seconda volta che lei cerca di incolparmi. Che cosa ha in mente? Non ha dimostrato come avesse il denaro. Vieni, esci da qui, me. Aspetta qui. Fermi! Pronto! La stazione di polizia, presto! Pronto, dammi il capo, corri! Sì, parla chi? Cosa? Hai detto che sapevi che dava un party, ma anche che scatenava una rissa? Beh, falla finire, scemo, prima che degeneri. Ok, ma mi avevi detto di tenermi fuori. È ferito gravemente, spero di no. Chi mi ha colpito? È ferito, signor Thatcher. Faccia meno la premurosa con me. Ho una mezza idea di arrestarvi tutti quanti. Lo porto in camera sua. Ha bisogno di un sedativo e di dormirci su. Forse è meglio tu assistere, dottore. Se onorevole sceriffo permette, credo testa esiga a buon controllo. Non è la mia testa che ne ha bisogno, ma quella di chi t'ha fatto venire qui a creare un sacco di guai. Duole per incidente, ma capita colpire innocente per prendere colpevole. Ah, sì? Beh, se credi di usare la mia testa come un'esca, ti sbagli. Ringrazio molto. Signor Chan? Sì. Telefono. Ah. Sì? Pronto? Papà, ho avuto ora la risposta dal telegrafo. La famiglia ha mandato a Burke $2,000 ieri. Ah. Posso venire al party ora? Party non esiste. Ehi, papà, qualcuno cerca di entrare. Cosa? Molto. Ciao, papà. Papà consiglia umilmente tu aiuti signorina a alzarsi. Certo. Spero di non averle fatto male. La mia dignità è leggermente contusa, ma le ossa non rotte. Scusi, prego, può spiegare presenza in questa stanza? Sì, onorevole signore. Deca? Ma lei è Charlie Chan. Lei è l'autentico, grande, eccelso Charlie Chan. Sì, è proprio lui. Straordinario. Ed è anche mio padre. Suo padre? Sì. Basta. Elogi, dolce musica sempre. Ma la signorina non ha ancora spiegato sua presenza. Mi chiamo Choi Wong, onorevole signore. Ehi, ma che bel nome. Non è vero, papà? Io mi chiamo Jimmy. Anche Jimmy Chan è un nome che ha un bel suono. Se Choi Wong sarà così gentile, spiegherà ora la sua presenza in questa stanza. Mi
Mi hanno detto di mettere in valigia gli abiti della signora. Ha avuto chiave da portiere? Sì, certo, signora. Ma papà, non penserei che lei... Lei, cameriera personale defunta, signora. Lavorato per lei in 35-36? Oh, no. Mi assunse a San Francisco un mese fa e mi portò qui. Mai guardato in album ritagli? Sì, a volte ho guardato le foto. Mancavano pagine quando Choi Wong ha guardato? No, sono certa di no. Può fare la valigia adesso? Sì. È meglio che l'aiuti. Può venire fuori qualcosa di importante. Andiamo a vuotare l'armadio prima. Va bene. Charlie, devo farti vedere una cosa. L'ho trovato in camera di Park. Come vede, le forbici mancano. Sarebbe la misura che cerchiamo. E ci sono anche le iniziali sopra. Bark, visto che voi portato via? No, il dottore ha preso l'astuccio mentre io calmavo Bark. Somministrato sedativo? Certo, dormirà per un po'. Interrogerò giovane focoso appena sveglio. Ringrazio molto. Assistenza molto apprezzata. Bark non c'entra con il denaro. Ma certo non gli sarà facile spiegare la faccenda dell'astuccio. Ricorda quando signora ha messo stivali da cavallo? Il giorno prima del delitto. Uscì di mattina presto e tornò a mezzogiorno. Ma se è andata a cavallo, come ha raccolto quel fango? E quei graffi? Molto giusta riflessione. Signora non rimasta sul cavallo. Vieni tu, stivali. Credi che siano importanti? Tempo e analisi diranno. Puoi trovarmi a stazione polizia, se necessario. Ok. Sta tranquillo. Terrò d'occhio tutto qui. Già notato, ha avuto molto buon occhio. Papà è davvero in gamba, non gli sfugge niente. Tranne che il figlio ha spostato un mobile. Oh, allude a quello sgabello, ma non ha importanza. M'è caduta la sigaretta e ho fatto un buco nella moquette. Forse lui la crede troppo giovane per fumare. Oh, no, non sono un ragazzo. Lo assisto nelle sue inchieste. Davvero? Sì, e forse so come trovare il colpevole. Mi vuole aiutare? Certo, se non mi uccidono. Non le farei fare una cosa pericolosa. Lei è molto simpatica. Che vuole che faccia? Vabbè, non ci ho ancora pensato bene. Le dispiace se fumo? Mi aiuta a riflettere. Subito stazione polizia, prego. Ok, però io non parlo. Magnifico. Oh no, Priscilla, t'avevo detto di non seguirmi, sto lavorando io. Ho parlato con la polizia di New York. Stanno facendo ricerche sui giornali del 35 e del 36 e controllano il conto della signora Bentley. Ringrazio molto. Oh, che ha trovato sugli stivali? Molta sabbia, polline di fiori del deserto, argilla rossa, tracce di truccio di pirame e... penne di struzzo. E piccole schegge di legno molto vecchio. Rame con vecchio legno indica miniera abbandonata. Sì, ce ne sono molte qui intorno, ma l'argilla rossa denota un punto verso sud. Anche distanza limitata. Signora, arrivata lì a cavallo, discusso misterioso affare, tornata albergo a mezzogiorno. Può essere. Onorevole analista suggerisce, vecchio legno può forse indicare città morta. Sì, è vero. Oh, un momento, ce n'è una. Sì, eccola. Sì, è proprio qui. È in collina, a 4 miglia dalla strada principale, oltre il canyon dell'uomo morto. Sì, c'è molta argilla rossa in quella zona e anche la miniera di rame sale era lì. Risponde all'analisi e concorda pure con la distanza. Beh, se vuoi ti ci faccio portare da sepolcro domattina. Visitare canyon uomo morto con sepolcro. Molto appropriato. Rifletterò domani. Vuoi che ti riaccompagni in albergo? No, autista albergo sta aspettando. Ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci. Ehi, che cosa stai facendo? Voglio andare dietro a quel tipo. Ha scatenato una rissa stasera e non voglio che si ripeta.
Accidenti se capisco perché viene qua giù in piena notte. Ho forte desiderio visitare vera città morta. Ma non c'è niente da vedere, anche di giorno. Se ne accorgerà tra un istante. È dietro la curva. Prego, spegnere tutte le luci quando entra in città fantasma. Ma perché? Per non svegliare fantasmi dormienti. Vuole aspettare qui? Sì, proprio devo. È meglio qui. Oddio, che cos'è? Solo lei, sceriffo. Salute. Dov'è il dannato cinese? Sta girando qui intorno, non so dove, cercandogli spettri. Spettri un corno. Voglio scoprire che gli frulla nella zucca. Non mi manda in bianco quello stanotte. Credi di fare lo spiritoso? Io no, davvero. Sto ridendo. Cos'è? Topi non so. Vieni fuori, chiunque tu sia, con le mani in alto! Che cos'era? Non era una mucca. Me ne ero accorto da me. Andiamo.
accendi un cerino, Chan, l'ho azzannato! È un completo da ingegnere minerario. Aspetta, vediamo che c'è su queste carte. È una fattura indirizzata a George Bentley. Bentley? Il marito della donna uccisa? Mm-hmm. Come è sfuggito? Purtroppo lotta ingaggiata alla cieca. Finita vantaggio, signor Bentley. Ma ho preso descrizione auto con numero targa. Suggerisco massima diffusione. La massima possibile. Questo mette il caso in nuova luce. È stato nascosto lì finora e voglio sapere il motivo. Anche perché moglie ha fatto visita segreta. Date l'allarme a tutti per quest'auto. È guidata da George Bentley, ricercato per l'assassinio di sua moglie. Tenterà di lasciare lo stato, perciò avvertite tutte le pattuglie stradali di stare allerta. Sì, signore. Ho il presentimento che se lo prendiamo avremo l'assassino. E sarà un gran sollievo per me scendere da questa giostra. Non ti capita mai di fare un'indagine di giorno? I miei piedi piangono. Sì, qui parla King. Cosa? Bene, arriviamo subito. Era tuo figlio. È successo qualcosa in albergo. Obbligo a correre, scusa, prego. Permesso. Fate passare, prego. Che c'è, Peter? Stava cercando di fuggire dall'albergo. Con queste, papà. Quelle che cercavamo. Gliel'avevo detto che qualcuno avrebbe potuto provarci. E così è stato. Lui. Lei ha molto da spiegare, Bark. Voglio un avvocato. Questo è facile, metà degli abitanti di Reno sono avvocati. Queste sono sue? Sì, ma non l'ho uccisa io. Qualcuno vuol far credere che sia stato io. E so anche chi un è. Un momento, giovanotto. Si segga. Prego. Non spiegato forbici. Jean me le chiese in prestito e non me le ridiede. Perciò quando seppi che era stata uccisa con le forbici... Chi ha detto che è stata uccisa con le forbici? Il tenente Chan. Il medico legale l'ha confermato. Fa così, non dirmi mai niente. Aspetterò che il mistero sia risolto e poi andrò a leggere i giornali. Scusami, Sepolcro, credevo lo sapessi. Prosegua, signor Park. Beh, ho immaginato che l'avessero uccisa con le forbici. Spiegare attuale possesso con tentativo sbarazzarsi di forbici. Il dottor Hensley mi ha dato un sedativo e al risveglio ho trovato le forbici sul tavolo. Qualcuno ce le avrà messe, ma con tutte le accuse che mi erano state rivolte nessuno l'avrebbe creduto. Quindi me ne dovevo liberare. Signor Chan, c'è qualcosa di strano in questa Ci può scommettere. Qualcuno ha messo questa in camera mia. Se è uno scherzo non lo trovo affatto divertente. Scusi, prego, stava parlando quando signora ha interrotto. Stavo per dire che anch'io ho trovato un paio di forbici esattamente come quelle in camera mia. Cosa? Anche dottore ha trovato lo stesso paio? Sì, come lo sapeva? Ho mia teoria. Speriamo sia buona, non l'avranno uccisa tutti. Vorrei vedere le sue forbici, prego. Porti su anche quelle del mio ufficio. Sicuro? Figlio numero 2, vinto slot machine. Che vuoi dire? Forbici costano soldi. Avevo il resto della spesa del vestito. Di che state parlando? Credo ambizioso giovane detective possa spiegare moltiplicazione forbici. Beh, ho pensato che se tutti avessero trovato le forbici, il colpevole avrebbe cercato di sbarazzarsene. E ha funzionato, direi. Vuol dire che ce le ha messe lei? Sì, signore. Io ho la stessa colpa di Jimmy. Lui l'ha pensato, ma io l'ho fatto. Accidenti, che sollievo. Ho trovato queste sotto un cuscino in camera di Mary. Ma noi non abbiamo messo forbici dalla signora Whitman. Cosa? Non ce l'hai messa? No, non si poteva entrare. C'era quel poliziotto di guardia fuori la porta. Già, per ordine mio. E a quanto pare sono stato un bel furbo. Ora che cosa hai da dire, caro Chan? Ma io non le avevo. Non sapevo niente delle forbici. Hai quell'astuccia di cuoio, Charlie. Sul tavolo. Eccole. Che succede? Portare forbici, prego. Sono quelle trovate nella camera della Whitman. Sì. Sono della stessa marca del tagliacarte. Ho paura che non ci sia dubbio che queste siano quelle del delitto. Hai paura?
Hai incastrato lei per la seconda volta e hai pescato lui che nascondeva una prova e quasi chiedi scusa. Roba da matti, non ci perdo più un minuto. Un momento, Sepolcro. Che vuoi fare? Vado a dire al procuratore distrettuale quello che c'è contro questa donna e ti do 10-1 che domattina la rinvierà a giudizio. Fermati, Kurt, ti prego. Ti dai la colpa di aver mostrato quelle forbici? Certo che ce l'ho. L'ho fatto solo per aiutarti e ho peggiorato le cose. Lo so che l'hai fatto per aiutarmi, ma che hai pensato quando l'hai trovata? È questo che mi importa. Avrei pensato che fossi colpevole. Oh, no. Ho pensato solo che la responsabilità era... Entra, Charlie. Certe volte lacrime femminili segno molto lieto. Ho una grande paura, Charlie. Non devi avere... Attualmente, polizia cerca uomo molto probabile sospetto. Quando... Cosa c'è? Hai manica bruciata. Ma tu non fumi, Mary. Come hai fatto? Non lo so, io non me ne ero accorta. Non l'ho più messo fin lì. Fino da? Da quella notte in cui trovai il cadavere. Prego, ritorna con me in casa. Jimmy? Texas Ranger, meglio in coperta da cavallo che questo pigiama. Non ti piace il pigiama, papà? Mm-hmm. Non è mio, era nella tua valigia. Te l'ha regalato mamma a Natale. Benché lontana 3.000 miglia, onorevole moglie fa sentire sua presenza. Prego. Mary, vuoi ripetere ogni mossa fatta quando ho trovato corpo? Io l'ho vista appena entrata e... e quindi sono andata verso la toiletta. Lei giaceva qui tra lo sgabello e... Cosa? Ma lo sgabello non era qui. Puoi ricordare esattamente posizione sgabello? Non esattamente, però... ecco, era più o meno qui. Che cosa c'è? Che cosa c'è, Charlie? Primo spiraglio luce in molto densa nebbia. Vuoi dire un indizio del delitto? No, papà, non posso lasciarti fuorviare così. L'ho bruciata io con la sigaretta. Moquette bruciata da acido, non da sigaretta. Acido? E la manica di Mary? Acido anche. Ce n'è un po' anche lì. Prima si è sparso e poi è gocciolato. Se Mary si è appoggiata qui, ecco spiegata la bruciatura. È una fortuna che non le sia andato sul braccio, signora. L'acido nitrico procura una brutta ustione. Figlio numero due ritiene acido nitrico? Beh, potrebbe essere. Corrode tutto, tranne il vetro. Ho visto una bottiglia acido nitrico stasera, però piena. Che ci avrebbe fatto quell'acido qui? Risposta può venire solo da seconda bottiglia meno piena. Acido nitrico? Sì, ne ho un po'. È strano. Avrei giurato che fosse piena. Nessuno ha avuto occasione di usarlo? No. Scusi, prego. Quale motivo per Garza? Impedisce di gocciolare o rompersi. Perché? Garza in questa, diversa per trama e qualità da Garza in altra bottiglia. Non dovrebbe essere così, sono tutte della stessa ditta. Con suo permesso terrei fino a domani. Ma certo. Crede che abbia un rapporto col delitto? Persona che strappò pagine da album signora Bentley può dare risposta. Pagine dal suo album? Riguardanti anni 35-36. Pensavo dottore avesse visto quando ho frugato stanza. No, non ho visto. La ringrazio molto. Scrivi qui. Garza, stanza Wally Park. Ok. E ora? Miss Wells, ma è meglio che ci vada tu. Va bene.
Ma se mi scoprono? Oh, non ci devi pensare, intervengo io. Sì? Oh, buongiorno. Ed è veramente un buongiorno. Abbiamo preso Bentley, il marito. Sepolcro è andato a Tonopah a prelevarlo. Ma ho anche altre notizie da New York. La polizia ha controllato il conto in banca della signora Bentley. Ha staccato due assegni di recente, da 1500 l'uno. E sai a chi erano intestati? Al dottor Ensley. Questo grande interesse. Cercato in collezioni giornali. E come? Lo credo che qualcuno volesse far sparire quelle pagine dall'album. Sono esplosive. Senti qua, nel 1935 Jean si è sposata con un tale chiamato Russell. Russell? Uh-huh. Parente di signora Russell qui? Suo ex marito, e che è morto all'improvviso nel 1936. Qual è stata causa sua morte? Secondo il medico curante, Russell è morto di un attacco cardiaco, ma il medico curante era il nostro vecchio amico, dottor Ensley. Devo vedere signora Russell, subito. Molto urgente. Papà! Hanno trovato la Russell quasi soffocata. Ora morta? Non lo so, l'ha trovata la cameriera e ha chiamato il dottore. Il dottor Ensley. Dottore da lei? Sì. Presto, vieni. Mettile il braccio fuori dalle coperte. Dottore, un momento. Che le stai iniettando? Adrenalina per sostenerle il cuore. Dare a me, prego. Che le prende, signor Chan? È impazzito. Analisi siringa sarà esame mia pazzia. Jimmy! L'ho presa, papà. Grazie infinito. Mi ridia la siringa. Tienilo sotto controllo. Chiamo il nostro medico. Choi Wong sta con signora. Aiuta quando medico polizia viene, Jimmy. Cercato Garza in camere? Sì. Questa era da Wally Bark. Credo che l'abbia usata il medico per curarlo dopo la rissa. E questa era da Miss Wells, nel cestino dei rifiuti. Nessuna delle due è identica a quella dell'acido nitrico, ma le ho prese ugualmente. Non abbiamo potuto guardare qui. Guarda ora? Sì. Allora la signora Russell ha preso l'acido dal dottore. Supponi che sia stata... Prego. Porta tutto materiale in camera. Conserva attentamente. Se signora riprende facoltà a parlare, tutti i sospettati vengano in camera delitto. Ah, prego richiedere tutti indossare stessi abiti. Notte fatale. Ma... Avanti, Bentley, venga. Ma perché mi porta qui? Non lo sa. Noi non mettiamo più la gente in carcere. La portiamo nei migliori alberghi, le offriamo pranzi con musica, acqua corrente calda e fredda e... Maledizione, si muova. Resti pure qua se crede, ma Charlie non la vuole dentro. Ok, Charlie sa quello che fa. Io aspetto da basso. Joe. Tieni d'occhio l'ascensore e le scale. Voi altri state qui e che nessuno lasci la stanza, capito? Sì, sì. Che succede? Charlie ha riunito i sospettati e svelerà il colpevole. Svelerà il colpevole? E si decide adesso, dopo che io l'ho preso? Entri, Bark. Che mi venga un accidente se questo non le batte tutte. Che vuoi dire? Sapevo che quel Chan era fantasioso, ma se si mette a fare le inchieste in abito da sera, io m'arrendo. Sta calmo, Sepolcro. Prego, accomodatevi. Entri, probabilmente servirà altri cocktails. Fatto venire tutti qui perché ognuno con forti motivi odiare signora Bentley. Motivi anche sufficienti per uccidere.
Questa è signora cui marito venne rubato da donna uccisa 5 anni fa. Questo è giovanotto, ciecamente innamorato, finché improvvisamente riacquistata vista, causa grave insulto in pubblico. Miss Wells, impulsiva signorina, innamorata di dottore, ha riconosciuto che avrebbe ucciso signora Bentley se stata sufficientemente provocata. Un momento. Un momento. Se vai da sinistra a destra, hai saltato la tua amica signora Whitman. È sempre l'unica che stava accanto al corpo. Nessuno trascurato, prego. Ecco, marito, molto ansioso a liberarsi sua moglie. Soltanto in modo del tutto legale. Allora perché si nascondeva in quella città morta? Sono un ingegnere minerario. Mi hanno chiesto di esaminare quelle miniere dopo che Gina aveva preso residenza qui. Temevo che la mia presenza creasse un ostacolo e che le negassero il divorzio. O forse ha pensato di avere un alibi perfetto, essendo assurdo uccidere una moglie che le concedeva il divorzio. Già, se è così bello innocente, perché ha fatto quel putiferio ieri sera e poi è scappato? Non sapevo che lei fosse della polizia. Ho visto un uomo con aria sospetta e gli sono saltato addosso. Lei avrebbe fatto altrettanto. Cretina, te la dichiaro in arresto. Ma sepolcro, non l'hai già arrestato prima? Perché moglie ha visitato lei giorno prima del delitto? Aveva paura. Disse che le servivano $5,000. E lei glieli diede? Non avevo quella somma. Le disse perché li voleva? No. Credo dottor Ensley possa fornire risposta a questo. Cosa vuol dire? Dottore, ha detto che ha conosciuto signora da 3 settimane, però ha firmato falso certificato morte suo primo marito, Wayne Russell, 3 anni fa. Falso certificato? Cioè lei l'aveva ucciso? Assegni provano signora Bentley pagò dottor Ensley forte somma denaro scopo tenere segreto. Se avessi saputo questo non... Non avrebbe? No. Prego spiegare ora perché è andata la signora Bentley con bottiglia acido. Come lo sa? Sappiamo che c'è andata. C'ero andata per sfigurarla. Quando la signora Whitman arrivò e vidi quella scenata, capii che Jean voleva rovinarle la vita, come aveva rovinato la mia. Tutto l'odio che avevo per lei mi riassalì. Presi l'acido dallo studio del dottore. Ma trovò viso signora protetto da maschera bellezza. È così. Allora prese le forbici e la pugnalò. Signora Russell, io l'arresto in nome della legge. Non l'ho uccisa io. Quando Jean vide l'acido, me lo prese e disse che l'avrebbe usato su di me. Le impedì di farlo, ma un po' di acido si versò. Quando me ne andai era perfettamente viva. Ma ora capisco che successe dopo. Non aveva avuto i $5,000 dal marito e il dottore l'ha ucciso. Non è stato lui. Biglietti e $100 trovati in studio dottore provano lui stato qui sera delitto. E con questo? Se lui ricattava la Bentley, perché avrebbe dovuto uccidere la gallina dalle uova d'oro? Non si mischi. Ah, sì, invece. Prego. Miss Wells, molto calma, signorina, eccetto riguardo dottore. Ma che cosa credete che permetta a un mucchio di pazzi di affibbiargli un delitto? Che ora era quando ha portato qui l'acido? Mezzanotte passata. E a quell'ora era viva. Il dottor Ensley venne qui alle 10:10. E se ne andò alle 11:00. Lo so perché lo stavo aspettando nell'ufficio. Aspettando con l'orologio in mano? Cosa vuol dire? Così accurato controllo tempo suggerisce idea di gelosia. Che hai in mente ora? Di accusare lei? Non ho accusato nessuno ancora. Solo cercato verità. E la signora Russell ha ammesso di essere venuta con l'acido e... Eppure lei le crede quando dice di non averla uccisa. Prego. Può spiegare benda trovata in sua stanza? E trovata da chi? Da figlio numero 2, molto ambizioso segugio dilettante. Tante persone hanno trovato forbici nelle loro stanze messe da figlio numero 2. Quindi che cosa prova questo, signor Chan? Attenzione, la sua manica brucia. No, no, spegnete il fuoco. No, cosa? Basta, basta, mi lasci, mi lasci. Che è successo, Charlie? Solo esperimento con liquido fumogeno, molto innocuo, ma molto efficace per smascherare assassina. Onorevole sceriffo, puoi fare tuo arresto. Chi, lei? Non faccio più nessun arresto finché non ho le prove. Bruciatura su braccio prodotta da acido nitrico quando lei prese forbici per uccidere signora Bentley. Evidente colpevolezza dimostrata da insistenza a nascondere bruciatura. Dolente ricorso trucco, ma lei ha compiuto fatale errore mettendo vestito che non portava la notte di delitto. Un momento, che valore crede che abbiano queste prove? Lascia stare. Il signor Chan ha ragione.
ma io non volevo farlo. Non avevo portato un'arma. Io volevo solo parlarle. Volevo soltanto sapere che relazione avesse con il dottor Ainsley, ma lei non volle dirmelo. Era ubriaca, odiosa. E quando la minacciai perché parlasse, mi aggredì, mi avrebbe uccisa. Allora presi la prima cosa che vidi. Dovevo difendermi. Mi deve credere. Sinceramente spero possa anche convincere Giulia. Un momento, prego. Puoi anche arrestare, dottore. E perché? Analisi liquido siringa, rivelato veleno mortale, non adrenalina. Cosa? C'è stato anche un altro delitto. No, sepolcro, tentato delitto. Il dottore ha cercato di uccidere la Russell. Perché? Dottore credeva signora Russell strappato pagine di album. Temeva rivelazione vecchia colpa. Complicità assassinio Wayne Russell. Dov'ero io mentre succedeva tutto questo? A Tonopah. Maledizione. Un momento. Dove vai? Torno a Tonopah. C'è un bel caso facile di furto di bestiame là e credo di aver trovato il colpevole perché lo hanno scoperto sotto una vacca. Venga, dottore. È finita. Sei scagionata. Sì, il trucco di quel liquido l'hai inventato tu. Beh, l'ho pensato insieme a mio padre. Oh, Jimmy, sei meraviglioso. Attuale idea, figlio numero 2, tutta sua. Ma niente male, oserei dire.